Ma uno scrittore deve stare sui social? Ciao, sono Roberto e questo canale è Le mie scorie. È un canale che nasce qualche anno fa dopo che ho aperto un blog dove parlo di scrittura e di narrativa. Sono sempre stato un appassionato lettore e anche scrittore. Ho fatto per anni teatro e quest'anno ho pubblicato per la prima volta il mio romanzo. Quindi se ti interessa tutto questo, sotto in descrizione troverai sia il mio blog che il mio romanzo. Oggi voglio affrontare una tematica che mi ha sempre premuto, che è quella appunto dei social. E quindi una domanda che mi sono sempre fatto, che mi sono sempre posto, è stata quella se fosse giusto appunto essere presenti sui social in generale, adesso ancora di più. Visto che voglio scrivere, voglio ritornare, sono ritornato ovviamente a scrivere dopo anni, ho pubblicato appunto il mio primo romanzo e ho sempre scritto sin da quando sono piccolo, sono sempre stato un appassionato della letteratura e quindi la domanda a un certo punto è uscita fuori. Una vera e propria risposta io ancora non ce l'ho in realtà, anche se faccio parte di questo circo che sono i social, quindi su YouTube, su Facebook, su Instagram. Ho aperto anche un canale su TikTok che ho abbandonato dopo praticamente un mese, perché non riesco a starci appresso, ovviamente. Ma la domanda, secondo me, non è tanto appunto perché come tutte le domande, la risposta è sempre dipende. Dipende. Ovviamente dipende da ognuno di noi. Dipende da ogni persona. Perché appunto la domanda scuote all'interno, secondo me, un interrogativo ancora più pressante, che è il perché uno vuole stare sui social. Io ho sempre associato i social a qualcosa di negativo. Da anni fa, appunto, prima di aprire il mio canale YouTube dove parlo di scrittura, io non pensavo minimamente di buttarmi e fare un video magari come questo. E ho sempre pensato che i social fossero una vetrina per gonfiare il proprio ego, per apparire, l'apparenza. Per me è una tematica importantissima che ho sempre avuto all'interno della mia esistenza. Il fatto della popolarità, del successo. E l'ho sempre vissuta in modo distorto, o meglio, ho sempre visto il lato negativo di questo. Di come si debba sfuggire al fatto di cercare appunto un'apparenza invece che un'essenza. Quindi, secondo me, come tutte le domande che ci poniamo e che ci appunto domandiamo nell'arco della vita, è il fatto che bisogna scavare dentro se stessi. Ripeto, non so se sia giusto per uno scrittore, per un autore, essere sui social o meno. Io la prendo come uno strumento, il fatto di essere presenti appunto su YouTube a fare questi video o fare piccole pillole o piccole stronzate su Instagram, meme o quant'altro per pubblicizzare il proprio romanzo. Io lo prendo più che altro come un amplificatore. Il social, secondo me, è un amplificatore di quello che uno ha all'interno di sé. Secondo me questa è la via probabilmente giusta. Non farsi prendere dal panico della pubblicazione a tutti i costi, perché se sentiamo tutti i vari guru del marketing e dei social, appunto, all'interno dei loro consigli, dicono sempre di cercare di sfornare più contenuti possibili, di stare sempre sul pezzo, di seguire il trend, di andare appunto seguendo la corrente, cercando di studiare tutti i pattern che ti possono aiutare. Io sono arrivato a un punto in cui ho scelto, non dico la qualità, perché poi ovviamente la qualità nasce pure dal fare tanto, perché anche il fare tanto, quindi quantitativamente più uno sperimenta e più raggiunge la qualità. Detto
Diciamo che il segreto secondo me è quello di non impazzire dietro questa cosa. Perché è vero che uno fa magari un video, una pillola, qualcosa che va virale o che comunque riceve attenzione. Questa attenzione non fa nient'altro che gonfiare irrimediabilmente la percezione che abbiamo di noi stessi. Questa era una cosa da cui rifuggiva anche David Foster Wallace, di cui ho letto ultimamente un'intervista che aveva rilasciato a un giornalista. C'è un libro che si chiama Come essere se stessi, mi sembra Come essere se stessi, adesso non ricordo bene il titolo, comunque. Parla appunto di questo viaggio che David Foster Wallace fa mentre sta pubblicizzando il suo romanzo Infinite Jest, romanzo che l'ha portato, diciamo, alla conoscenza del grande pubblico, per cui appunto riceveva molte attenzioni. E lui si denuda completamente e spiega di come lui abbia paura che l'attenzione verso lui scrittore lo potrebbe portare a pensare che lui vuole scrivere per quella sensazione e non per la sensazione appunto della scrittura, cioè del fatto di scrivere e non del successo che viene dopo e di tutto appunto il circo che c'è all'interno dei media, della pubblicità e di tutto quanto. Credo che un altro tema fondamentale sotto questo punto di vista sia un po' la sindrome dell'impostore. Il fatto che comunque noi tutti crediamo, anche se magari studiamo, ci aggiorniamo, leggiamo le ultime novità in fatto di cose scientifiche o comunque stiamo sempre sul pezzo, comunque tutti noi abbiamo un'insicurezza di fondo che ci fa sentire appunto insicuri, insicuri. E siamo bombardati dalla mattina alla sera di persone che hanno avuto successo, che hanno successo, che non si vede mai il difetto, non si vede mai la vita reale dietro questi schermi, non si vede mai la difficoltà che c'è nell'ambito della scrittura, per esempio, nello scrivere un romanzo, nello scrivere un libro, il fatto di studiare, il fatto di gettarsi anima e corpo su un progetto, il fatto che si è insicuri durante la scrittura di questo progetto, il fatto che mentre si scrive ti viene da vomitare perché tu dovresti scrivere tutti i giorni e ti devi mettere anche quell'ora al giorno lì per scrivere il tuo romanzo o il tuo racconto. Un saggio, qualsiasi cosa ti metti lì a scrivere e vorresti stare da un'altra parte. Poi ovviamente il fatto di partire, no? Ti dà quella motivazione per scrivere e ti trovi felice mentre lo fai, ma il fatto di partire, il fatto di alzarsi magari la mattina presto, il fatto di arrivare dopo lavoro stanco, il fatto che hai una famiglia e quindi devi seguire la famiglia, hai magari anche altri hobby, hai 3.000 cose da fare, però devi scrivere, però ti devi buttare su quella pagina e tentare di tirare fuori tutto quanto. Quindi non si vede mai questo mondo, questa cosa che c'è dietro. Vediamo sempre scrittori, vediamo sempre tutti quanti felici e contenti che lasciano le proprie frasi motivazionali con le proprie foto migliori, con i libri migliori che ci sono al mondo, letti, che hanno letto tutto. È un mondo che ci bombarda continuamente con questa cosa, e così facendo noi creiamo una finzione dentro il nostro cervello e cerchiamo di seguire l'esempio di queste persone, come se il successo finto di queste persone ci spingesse ad essere come loro. E perdiamo di vista una cosa molto, molto importante, secondo me, il fatto che noi perdiamo proprio la nostra personalità, perché vogliamo seguire ed inseguire quello che fanno gli altri, perché vediamo che magari quel video di quella persona è uscito ed è diventato virale, perché vediamo che quel modo di fare il video crea più attenzione, più visualizzazioni, e perdiamo di vista in realtà quello che abbiamo dentro, quello che vorremmo comunicare. Io seguo tantissimi canali su YouTube, mi nutro perché faccio un lavoro per cui sto molto tempo in macchina, quindi riesco a seguire
tanti youtuber, tanti podcast e riesco a vedere che quelli che sono durati nel tempo e che durano nel tempo, in realtà hanno trovato una ricetta molto speciale, che è quella di essere se stessi. Se ne sbattono altamente, quindi conoscono quelle due o tre regole di YouTube, per cui per esempio fanno la miniatura in un certo modo, fanno il titolo in un certo modo, ti catturano in un certo modo, ma poi, diciamo, fidelizzano la persona con cui appunto che stanno guardando i video perché sono se stessi, perché riescono ad essere se stessi, si vede che non fingono, si vede che non sono dei personaggi. Secondo me questo appunto è il segreto, tra virgolette, che ognuno di noi deve ricercare, soprattutto uno scrittore, un autore. Poi ho scoperto pure che se tu dici che sei uno scrittore, gente si fa rodere il culo, perché se ovviamente non sei certificato, pubblicato da grandi editori o da medi editori, non puoi usare quell'etichetta, non puoi dire che sei uno scrittore, perché altrimenti non lo so, la categoria si rivolta, non lo so, vabbè. Comunque, dicevo che secondo me la cosa principale di ognuno di noi è quello di cercare dentro se stessi la propria motivazione, la propria passione. Ognuno di noi ha una passione, no, noi dentro di, cioè dentro di te, tu sai perché. Segui una determinata passione, perché lo fai? Lo fai sin da quando sei piccolo, magari l'hai scoperto da un po' più grande, però lo fai perché ti piacciono quelle tematiche, ti piacciono quelle cose che hai dentro e che vuoi comunicare al mondo. Io credo che la scrittura non sia nient'altro che un'arte di comunicazione, il comunicare. Comunicare prima di tutto a se stessi, per ovviamente infondere dentro di te quelle credenze che hai. Ognuno di noi ha delle credenze, ognuno di noi appunto ha delle tematiche a cui si appassiona. Scrivere è comunicare a se stessi. Dopodiché, se tu sei una persona che vuole comunicare queste cose agli altri, perché comunque siamo creature sociali e quindi vogliamo comunicare. Vogliamo che gli altri leggano quello che scriviamo, vogliamo che ci diano un feedback, che quello in cui crediamo sia anche quello in cui credono gli altri, perché vogliamo approvazione, vogliamo riprova sociale, vogliamo che non che gli altri ci acclamino, perché lì poi c'è appunto la parte malata dell'essere eletti o dello scrivere. Vogliamo che le persone si fidino di noi e che la nostra visione del mondo sia condivisa con qualcun altro. Io non trovo nulla di male in questo, perché se ci pensiamo, creiamo delle comunità. La società non è nient'altro che questo, comunità sparse nel mondo che condividono degli ideali, condividono appunto delle passioni, condividiamo uno strato sociale e a me fanno ridere le persone che vogliono affrancarsi da tutto questo, che vogliono andare a vivere sulla montagna, vogliono andare a vivere da soli e non vogliono vedere nessuno. Secondo me è una questione solo di paura, è una paura che anch'io sento il bisogno alcune volte di stare da solo, di evitare persone, e penso che quello sia la base di quasi tutti noi. Poi ci sono proprio i misantropi che ovviamente quelli non vogliono nemmeno proprio il contatto minimo con le persone, ma in fondo penso che tutti quanti noi abbiamo bisogno di qualcun altro. E qui sta l'altro punto. Il fatto di prendersi la responsabilità e il coraggio di essere se stessi, di essere onesti con se stessi e con chi ci sta attorno. Cercare di evitare il più possibile di avere delle maschere, cercare di evitare il più possibile di essere falso e di non di essere insensibile, perché poi la questione è che si sfocia molto spesso anche nell'insensibilità e quindi nel dire tutto ciò che uno pensa, ovviamente
vuol dire che apriamo insomma veramente una voragine verso anche il fatto di dare addosso agli altri o comunque di insultarli, cosa che non credo sia un ottimo modo di comunicare. Secondo me essere onesti con se stessi significa appunto essere onesti anche con gli altri. E quindi i social, in questo caso, non sono nient'altro che uno specchio di quello che uno è. E cercare di comunicarlo al meglio, cercare di far vedere la propria personalità e le proprie passioni, i propri ideali, e cercarli di veicolarli per migliorare se stessi e migliorare gli altri che vogliono e si incuriosiscono magari al tuo mondo, al proprio mondo. Il coraggio di una persona di mettersi a nudo, di essere onesti, di far vedere che si è quello che si è, alla fine non è nient'altro che incontrare per strada le persone e appunto cercare di essere se stessi. Quindi i social vanno presi con questo modo di fare, secondo me. Non c'è bisogno di atteggiarsi e di cercare i modi per attirare le persone dentro il proprio mondo, il proprio blog, il proprio sito, per vendere il prodotto, perché altrimenti sì, esiste anche questo, cioè le leggi del marketing impongono che ovviamente bisogna conoscere questo tipo di stratagemmi e questo tipo di modo di fare per attirare le persone, perché ormai io non so se stai ancora guardando questo video perché sono passati almeno, ecco, 10 minuti, se non di più, 20 minuti probabilmente da questo video. E non so se tu, se la mia attenzione, tu, cioè se sono riuscito a catturarti e a guardare questo video fino alla fine. Perché ovviamente siamo tutti ormai bombardati da video talmente veloci, talmente rapidi, che non abbiamo più l'attenzione e la soglia per ascoltare una persona. L'arte dell'ascolto è una cosa che io ho cercato sempre negli anni di maturare e di portare avanti. Io sono una persona abbastanza silenziosa. Quando sto in mezzo a un gruppo, a meno che non faccio battute che fanno ridere, così per sdrammatizzare, io cerco di stare sempre in silenzio, nell'ascoltare le persone. Questa è una grande. È un grande punto che ho sempre nella mia vita, il fatto di ascoltare. Credo che sia anche una parte importante di chi debba scrivere e chi vuole scrivere per maturare anche un tipo di psicologia, magari dei personaggi, dialoghi o cose del genere. L'arte dell'ascoltare è una cosa che ultimamente ovviamente non si vede più. Il fatto di leggere un libro, di riuscire a leggere un libro, quindi di portarlo dall'inizio alla fine, è ancora dopo millenni la cosa più importante secondo me che esiste. Il fatto di dedicarsi è quasi una sorta di meditazione, una sorta di silenzio che si fa e si parla dentro se stessi, si legge e si riesce ad assaporare quelle parole e anche ascoltare le persone, ascoltare le proprie idee. Anche se quel messaggio non è propriamente così interessante all'apparenza, magari non è un messaggio che coglie subito, no? Perché la soglia dell'attenzione appunto non viene stuzzicata. Questo credo che è quello che mi spinge a me, anche nel seguire le persone che seguo sui social, che seguo appunto dappertutto. A me piace veramente sentire i video che durano ore, perché all'interno poi è ovvio che non c'è bisogno di quel gradino e anche la noia va allenata, anche quello sforzo di ascoltare quella persona e di riuscire a mettersi in connessione con quella persona. Dopo che ha rotto un po' il ghiaccio, dopo che ha cominciato a parlare a braccio libero, dopo che è riuscita magari a portare delle piccole tematiche che magari ti colgono e ti prendono e ti folgorano. Questo secondo me è importante. Non è importante produrre, questa parola produzione. Secondo me è importante veicolare il messaggio giusto e la giusta tematica
all'interno ovviamente di un canale comunicativo. È quello che cerco di fare io ogni volta. Anch'io faccio video stupidi, anch'io, ripeto, faccio pillole da 1 minuto e 30 di reel per essere un po', no, all'interno di questo mondo. Ma dopo aver sperimentato la questione, quindi aver visto che fondamentalmente i social funzionano se paghi, se sei veramente costante, cosa che io non riesco ad essere, onestamente, io non riesco ad essere costante nel produrre video ogni 3 giorni, ogni giorno, ogni cosa, no, a me piace cercare di sviscerare quello che ho dentro, magari in un video lungo come questo, che magari non porterà nulla, in fatto di visualizzazioni, in fatto di successo, popolarità, notorietà, tutte cose che io ho anche sperimentato, perché ho fatto teatro per anni e capisco benissimo la sensazione di una persona che viene acclamata per quello che ha fatto. E si può rimanere prigionieri di questa cosa. E quindi, come diceva David Foster Wallace, è proprio questo, il fatto che tu sei una persona che alla fine insegue cosa? Insegue veramente quella passione, quella tematica, quella cosa che ti spinge, o insegui la figura dietro a ciò che vuoi essere? Questa è una tematica cioè veramente forte all'interno della mia vita, della mia esistenza. L'ho sempre vissuta così. A me quello che mi ha sempre fatto, per dire, mi ha sempre stupito, era sempre stato questa cosa che le persone famose a un certo punto si suicidavano. A me questa cosa mi ha sempre preso. Il fatto che persone famose che avevano raggiunto popolarità, successo, avevano donne, avevano soldi, avevano ville, avevano macchine, avevano vacanze super mega galattiche, a un certo punto della loro vita si suicidavano. E dicevo, ma è possibile che questi c'hanno tutto? Questi c'hanno tutto nella vita. Eppure si ammazzano. Quando ho scoperto che questo tutto in realtà non era niente, che la popolarità, il successo in realtà erano schivati completamente da queste persone, loro non cercavano quello, gli era arrivato come un'onda, come uno tsunami, e tutti quanti ne erano rimasti travolti, tutti, dal primo all'ultimo. E quindi quando ho scoperto questa cosa mi si è aperto un mondo, e ho cambiato totalmente mentalità. Ho cercato di inseguire appunto non il successo, la popolarità, il fatto di scrivere, di essere lo scrittore acclamato, no. Ho cercato e cerco di seguire quello che ho dentro e quello che vorrei comunicare agli altri. Quindi, per finire, non so se sia giusto essere sui social o meno per uno scrittore o per qualsiasi altra persona. Io credo che bisogna essere consapevoli, questa parolona consapevoli che ormai si sente in quasi tutte le salse, essere consapevoli. Che cos'è essere consapevoli? Essere consapevoli non è nient'altro che capire il perché uno stia facendo quella cosa. E quindi capire il perché si è presenti sui social. Capire cos'è che ci spinge, cos'è che cerchiamo nel mostrarci, nello stare davanti a una telecamera. Io sto davanti a una telecamera, vedo una cosa nera, un occhietto nero, non vedo nessuno, non vedo una persona. Però cerco di, in questo modo, di comunicare qualcosa, di dare anche un pezzettino di me stesso, nel migliorare magari non la vita di una persona, la visione di una persona, che magari si avvicina e si approccia alle mie stesse passioni e a ciò che ho da dire, e che magari trova nelle mie parole qualcosa che lo può aiutare. Perché credo che alla fine di tutto la cosa più importante sia quello di fare qualsiasi cosa, qualsiasi atto comunicativo per aiutare gli altri. Perché tanto alla fine si aiuta anche se stessi. Perché facendo così uno aiuta se stesso nel migliorare, nel tirare fuori quello che è uno
quello che hai dentro. Scrivere, per esempio, è un atto veramente importante per tirare fuori quello che uno ha all'interno. Serve veramente. Io avevo un diario segreto da bambino, probabilmente lo porterò anche qui sul canale. Avevo due diari segreti nel quale scrivevo tutto quello che mi passava nella testa, che mi frullava nella testa. E io riuscivo sempre a capire dove ero, in che momento ero della mia vita. E se lo rileggo tuttora, so in che momento ero della mia vita. Credo che sia questo alla fine la cosa più importante. Non è essere sui social, non è essere visibile, non è essere amplificato, perché ripeto, il social è un amplificatore. L'importante è sempre quello che uno ha all'interno e riuscire a sviscerarlo e a tirarlo fuori. Bene, penso di aver detto tutto quello che pensavo su questo fatto, insomma, su questa domanda che mi è sempre frullata nella testa, che penso frulli nella testa di molti. E invece no, non ho detto tutto. Intervengo dal futuro. Per dire una cosa molto importante, un'altra cosa importante dei social che vedo sempre in quelli che approcciano la scrittura e che scrivono i loro post su Threads, è l'arte del lamento, il lamentarsi in continuazione, il dire che si fanno 200 post al giorno ma non ricevo attenzione, non... E allora studia, studia, capisci perché non ricevi attenzione, capisci perché hai quel problema senza lamentarti, la gente non vuole sentire lamentele. È una cosa molto molto importante. E soprattutto un'altra cosa, non mettersi all'interno della categoria scrittore solo perché appunto è la categoria scrittore. Io utilizzo sopra il mio account scrittore, certo, perché uno si vuole categorizzare, perché ovviamente la prima parte comunicativa è quella. Così almeno uno capisce, ma non bisogna aderire all'etichetta, perché altrimenti questa ci ingloba all'interno e non ci fa sentire veramente quello che siamo. Ripasso la palla al Roberto del passato. Se il video ti è piaciuto o sei riuscito ad arrivare fino qui, ti chiedo di mettere magari un mi piace, di condividere il video, di fare anche riflessioni insieme a me, quindi di magari commentarmi, perché mi piacerebbe che tu mi commentassi sotto e che magari appunto avessimo un dialogo anche su questo. Niente, ti ringrazio per aver visto il video e seguimi se non lo fai ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao!